Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con i sushi. Allora, è quello del supermercato perché ieri sono andata a fare la spesa e visto che era un sacco di tempo che volevo provarlo, ho deciso di comprarlo e quindi oggi, che è martedì, ho deciso di provare a fare questo video mukbang con i sushi. Vediamo cosa ne viene fuori. Così intanto vediamo anche se è buono quello del supermercato. O almeno si avvicina alla buona qualità dei ristoranti all you can eat. Dentro questa confezione da 6 uramaki, che dentro hanno il salmone e l'avocado e sono ricoperti con i semini di sesamo bianco, c'era anche una bustina di salsa di soia, che però io non ho usato perché ho usato la mia, anzi la mia. L'ho comprata nuova, ho provato questa qui, che ho trovato al supermercato ieri. Non l'ho mai provata perché di solito prendevo sempre la Kikkoman, però visto che costava poco ho detto vabbè la provo, casomai se non è buona non la compro più. Allora, quindi dentro questo qui che costava 3 euro c'era anche una confezione di salsa di soia che tengo da parte per altre evenienze. Invece dentro a questa confezione qui che ho pagato 7,90 euro, dove ci sono dentro? Dunque, questi qui col gambero, poi questi qui dovrebbero essere tonno cotto, surimi, poi 3 nigiri di salmone e 4 osomaki di salmone. Ho trovato anche qua una confezioncina di una bustina di salsa di soia, una bustina di zenzero che a me non piace e il wasabi. Oddio, dove è finito? Faccio già danni. Il wasabi che adesso apro se ci riesco, se no facciamo senza. Che sto notando che non c'è il cosino per tagliarlo. Ah sì, no, c'è. Allora, wasabi, dove lo metto? Vediamo. Allora, un po' qua dentro. Allora, a me piace un sacco mettere il wasabi dentro la salsa di soia. Però non lo metto tutto, ne metto solo un pochettino e l'altro lo lascio qua dentro e lo conservo, casomai. Mescoliamo. Mescoliamo, 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 non si scioglie. È compatto, non si scioglie, ragazzi. È rimasto il salamino di wasabi. Allora, da cosa cominciamo? Ecco, un'altra cosa che non bisognerebbe fare è ciucciare la soia, ma a me piace tantissimo. Devo dire che è buona. Allora, iniziamo da questi qua. Vediamo come sono. È buonissimo. È veramente buono. Il riso è un po' duretto, però devo dire che non è niente niente male. Oddio. Allora, se sentite qualcuno che mastica qualcosa di croccante, perché qui c'è qualcuno che il sushi del supermercato non lo vuole nemmeno provare. Infatti, anch'io la prima volta che lo prendo, e si è assolutamente rifiutato e quindi lo mangio io. E si sta mangiando una piadina. L'osomaki al salmone è ancora più buono e al riso più morbido rispetto all'uramaki, se sto dicendo i nomi giusti perché non lo so. Però l'osomaki è piccolino, 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 ma devo dire che è veramente, veramente, veramente buono. Non so se lo metta a fuoco, se riuscite a vederlo, ma è piccolino, piccolino veramente, non è come quello dei ristoranti, è mignon, però è buonissimo. È veramente un sacco che volevo provarlo, quello del supermercato, soltanto che non mi sono mai fidata perché pensavo che non fosse buono, perché
Alcuni dicono che comunque si trova anche di qualità al supermercato, altri no. Io più che altro avevo dubbi anche sulla freschezza del prodotto e tutto quanto, perché comunque quando vai a mangiare il pesce crudo, perché io principalmente lo mangio crudo, quello cotto non mi fa impazzire, infatti quelli con il pesce cotto o il surimi non li prendo quasi mai, neanche, cioè neanche al supermercato, al ristorante, anche se in realtà sono quelli forse meno a rischio. Però devo dire che a me sembra veramente veramente fresco e anche il pesce è molto buono. E questi qua li ho presi da Martinelli, io non so se da voi c'è, però devo dire che sono buoni. Questo qui è quello col tonno cotto, quindi not my favorite. Andiamo a vedere com'è anche questo. Lo proviamo. Allora, è buono, però non mi piace. Sembra proprio il tonno quello della scatoletta che mangi dentro del riso, quindi non mi fa per niente impazzire. Andiamo a provare questo nigiri di gambero, vediamo di togliergli la coda. Era attaccata sotto, piccolino anche questo, però è grazioso con questa codina che balla. C'era qualcosa di duro, non so se magari era il riso che si è seccato, però non è stato molto piacevole la sensazione. Visto che stiamo parlando un pochettino, avete visto i video della settimana della Pasqua estiva? Sì, vi sono piaciuti, vi è risultato simpatico il mio piccolo ospite e se non li avete ancora visti andatevi assolutamente, assolutamente a vedere. Allora, adesso provo, se non mi vola via, questo nigiri di salmone. Che mi ispira tanto, ha un bel colore, anche se sembra un po' tipo gelatinoso. Sa un po' di cetriolo e io odio i cetrioli. Allora, cos'è che non abbiamo ancora assaggiato? Questo qui di surimi. Non so se ve l'ho già chiesto. Voi avete mai comprato il sushi al supermercato? E se sì, vi è piaciuto? Ne è valsa la pena? Secondo voi il rapporto qualità-prezzo è buono? Quello di surimi mi ha stupita. Devo dire che questo di surimi mi è piaciuto e non pensavo, anzi penso di no. E al ristorante non lo prendo mai perché proprio non mi piace la consistenza. Cerco di farvi vedere un po' più da vicino questo che ha il salmone e l'avocado con tutti i semini di, se di, sì, di sesamo bianco. Ho fatto un danno.
Stavo giusto pensando che non mi era ancora caduto qualcosa, anche perché dovete sapere che a me al sushi cade sempre qualcosa. O ribalto la salsa di soia, o mi vola il nigiri o comunque un pezzo di sushi nella salsa di soia e mi schizzo ovunque e puntualmente vado a mangiare il sushi con delle maglie bianche, soprattutto in particolare questa qui che adesso non si vede. E vado sempre di bianco, ma non lo faccio apposta. Ogni volta mi dico, mi devo ricordare di non andare vestita di colori chiari, soprattutto non di bianco, perché io mi sporco sempre. E stavo giusto pensando, chissà, oggi forse riesco a non fare danni, invece no. Ma non è ancora finito, perché qui ci sono ancora tanti pezzi e potrei fare danni più grossi. Io adoro, adoro, adoro il salmone. Sushi di salmone, secondo me, cioè è il mio preferito. Dopo dipende dai gusti. A voi quale piace di più? Qual è il vostro preferito di sushi? Anche qua la codina. Sembrano dei cagnolini che hanno paura che si mettono la coda fra le gambe. Hanno tutti la codina in sotto come un cagnolino impaurito. Mi fanno straridere questi nigiri con il gambero, veramente. Che buono questo wasabi. Buono. Amore, vuoi provare un pezzettino di questo qui col tonno e il wasabi? Dai, vieni qua a provare quello col tonno e il wasabi, mi dici cosa ne pensi. Tu non la vuoi la soia, vero? Voglio solo il wasabi. Per chi ha visto quando abbiamo fatto gli assaggi stranieri, vieni qua che così ti vedono. Quando abbiamo fatto gli assaggi stranieri. Sei pronto? È sufficiente quel wasabi lì? Sì. Sto wasabi è buonissimo, secondo me ti piace. No. Scusa. È buono? Ti è piaciuto? Che voto gli dai allora? Come 5. 5? Perché 5? Beh, non è male. No, non è male, dai. Ma a me piace più il pesce crudo. Vuoi assaggiare uno di questi? Si Sì. mangia il mio pranzo. E dopo mi offri un pezzettino di dolcino. No. No, non te lo do. Buono è quello. No, no, devo dire che il sushi di Martinelli è promosso. Poi c'è scritto Sushi Today, sushi artigianale. Il prezzo non è neanche altissimo. Perché se ci pensi al gigante, al sushi del gigante, costano molto molto di più. Poi, come vi ho detto, non li ho pagati tanto. Anche se vai all'all you can eat, vabbè, poi dipende, né, dalle città, dai costi che hanno, però considerando che qui ho speso 7,90 più 2,99, quindi facciamo 8 e 3, ho speso 11 euro.
al sushi. A pranzo spendi sui 15 euro, a cena sui 25. Poi dipende se magari prendete delle aggiunte, se prendete il vino, se prendete il sake, se prendete le bibite. Però, come vedete, io al sushi solo acqua, non, cioè perché mi piace sentire comunque il sapore, quindi non voglio alterarlo. Poi il sake a me non piace, l'avevo provato anni e anni fa, avevo 18 anni, sì. E non mi era piaciuto per niente. E pensate che la prima volta che sono andata a mangiare il sushi mi aveva obbligato una mia cara amica che veniva all'università con me. Io assolutamente non volevo sentirne parlare. E lei, durante il periodo di Natale, visto che poi dopo non ci saremmo viste finché non si ricominciava l'università, allora mi ha detto: "Dai, dobbiamo fare una cena qualche giorno prima di Natale, devi venire, mi devi accontentare, devi venire a mangiare il sushi". Insomma, mi ha implorata e l'ho accontentata. E siamo andati a mangiare il sushi e eravamo io, lei e il mio ragazzo dell'epoca. E anche lì ho fatto danni perché il primo nigiri che ho preso mi è volato dentro la salsa di soia. Io fortunatamente ero vestita di nero, quindi non è successo niente. La mia amica era di fronte a me, non le è arrivato niente. Per fortuna invece il mio ragazzo aveva i pantaloni beige bianchi nuovi, che si sono macchiati un sacco e non sono più venute via le macchie. Un ridere, ragazzi, che non vi dico, per dire che sono proprio un disastro che cammina. È proprio buono. Ma quando ho mangiato quello di surimi? Ho mangiato un pezzettino di quello di surimi, non me ne sono accorta. Volevo mangiare, era buono. Beh, e vi stavo dicendo, appunto, sono andata a mangiare il sushi e non mi era piaciuto per niente. Cioè, non mi aveva convinto. Avevo preso un primo caldo, non mi ricordo cosa, se avevo preso tipo una zuppa o degli spaghetti in brodo, non mi ricordo. Ma non era il ramen, e su quello sono sicura. E niente, e poi dopo avevo preso qualche nigiri, qualche osomaki, così, su consiglio della mia amica, ma proprio non mi erano piaciuti per niente. E dopo qualche tempo, non vi so dire quanto tempo, quantificare, eccetera, mi è venuta un'improvvisa voglia di andare a mangiare il sushi. Ho detto: "Ma come posso avere voglia di andare a mangiare il sushi che mi aveva fatto schifo?" Ma probabilmente era passato anche un annetto o due da quella volta lì. Niente, sono andata a mangiare il sushi. Allora, la prima volta che l'ho mangiato avevo 19 anni, 19, e probabilmente ci sono tornata che ne avevo 21, una cosa così, 20. Beh, io da lì me lo mangerei tutti i giorni. Tutti i giorni impazzisco per il sushi. Dopo ci sono anche un sacco di piatti italiani che mi piacciono, però visto che soprattutto in questo periodo devo stare attenta a quello che mangio, il sushi lo posso mangiare senza problemi, potrei mangiarne in quantità industriali e se avessi possibilità di andare tipo tutti i giorni al ristorante di sushi ci andrei. È veramente buonissimo. Quindi, se ci si vuole togliere lo sfizio del sushi senza risparmiando un pochino e ovviamente mangiando meno, perché se vai al ristorante mangi di più, se vai allo you can eat, dopo se vai a quello alla carta no. Però devo dire che questo sushi ha una qualità nettamente superiore anche a tanti, tanti, tanti ristoranti o Lucanitta e anche qualche ristorante alla carta, perché mi è capitato di andare a mangiare anche il sushi alla carta, però
E questo qui è più buono. Non mi sarei mai aspettata di dirlo. Anche perché, ripeto, no, era un po' titubante sul comprarlo al ristorante perché, ma dubbi che possono venire a tanti. Anche perché dove l'ho comprato non c'è il sushi man che fa il sushi, lo mette nella scatolina e poi tu vedi che lo mette lì. Era proprio nel banco frigo, però c'è proprio scritto sushi day fatto sul momento. Infatti, sulla confezione c'è scritto proprio che è stato confezionato ieri e scade domani, quindi ha una durata di 3 giorni. Veramente veramente buono, sono sbalordita, lo so, l'ho detto 1000 volte, però buono. Allora, inizio a trarre le conclusioni di questo sushi. Sushi, allora direi che sono rimasta piacevolmente colpita dall'osomaki di surimi, che non mi aspettavo che fosse buono, invece era delicato, era buonino, era morbidino. Sono rimasta come mi aspettavo da quello cotto di tonno, perché non mi piaceva, ma lo sapevo già. Mi ha finito. Uffi. Mi ha fatto un po' strano il primo nigiri di salmone che ho mangiato che sapeva di cetriolo, però probabilmente quando li fanno hanno gli ingredienti lì, magari entrano in contatto e quindi ha assorbito qualche odore, ma io i cetrioli li detesto, è una proprio di quelle cose che appena sento anche solo l'odore mi fa venire una robina qua in gola, veramente molto molto spiacevole. Ultimo mini osomaki di salmone, uffi. È veramente piccolino, dovevano essere più grandi. Questo me lo gusterà molto, 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 molto lentamente. E a quanto pare sono riuscita a non fare altri danni, incredibile! Mi è solo caduto un pezzettino prima e meno male che non avevo ancora la salsa di soia sopra, perché sennò facevo veramente un disastro. Perché lì sotto c'è il microfono, voi non lo vedete, ma lì c'è il microfono e avrei fatto veramente dei danni se ci fosse stata la salsa di soia. Ultimo. Che buona. Questa salsa di soia è assolutamente promossa. Si chiama Naoki salsa di soia, fermentazione tradizionale e naturale. Promossissima. E se vi dico quanto l'ho pagata non ci credete, perché l'ho pagata 90 centesimi. E di solito quella della Kikkoman sempre almeno 4 euro la pago. E quindi questa qui è stata una grandissima scoperta, è buonissima. E anche il wasabi devo dire che è buonissimo. Quindi adesso quella bustina lì la chiuderò e me la conserverò. Così quando mi faccio i poké a casa, che faccio il riso e ci metto dei dadini di avocado, un po' di salmone affumicato, ci metto anche quel wasabi lì. E niente ragazzi, quindi io sushi di Martinelli lo promuovo, se non avete Martinelli lo promuovo lo stesso, se non avete Martinelli da voi dico. Mi è piaciuto un sacco, non mi sono tolta la voglia di sushi, però sono contenta di averlo mangiato.
ne mangerei altre 18 vaschette perché è veramente buonissimo. È leggero, non appesantisce, cioè proprio è andato giù leggero, era morbido. Il riso, a parte in un osomaki di quelli, no, osomaki, e a parte in un nigiri di quelli di gamberi, che sembrava un po' duretto il riso, tutto a posto. E quindi assolutamente promosso. Spero che il video vi sia piaciuto, di aver fatto un mukbang decente. Io vi mando un bacione. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un like e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao! Un mukbang. 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 Ma puoi dire mukbang, puoi dire mukbang, puoi dire... È partito.